Mancano i pediatri in Italia, soprattutto nelle aree del nord. La carenza, secondo una ricerca della Fondazione Gimbe, è di almeno 827 pediatri, 2 su 3 in Lombardia, Piemonte e Veneto. Le prospettive, peraltro, appaiono ancora meno rosee, visto che, sempre secondo la Fondazione Gimbe, entro il 2026 sono previsti oltre 1700 pensionamenti, ma non c'è nessuna certezza sul ricambio generazionale. Il fenomeno della carenza dei medici è un fenomeno che anche noi come cittadinanza attiva abbiamo analizzato e osservato attentamente. È un fenomeno non recente, ma che sicuramente tenderà ad acuirsi nel prossimo futuro proprio per la carenza di futuri medici. È un tema che riguarda molto della disomogeneità sul territorio, anche della distribuzione dei medici in medicina generale e dei pediatri. In alcune aree il fenomeno è molto acuito, ad esempio nelle aree interne. Ne capita che ci segnalino i cittadini che ci si debba spostare addirittura di comune per poter accedere all'ambulatorio del pediatra o del medico di medicina generale. E dalla ricerca della Fondazione Gimbe emergono poi le difficoltà in cui versano tantissimi genitori, dai problemi burocratici alla mancanza di risposte da parte delle ASL, fino all'impossibilità di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia. Stempera i toni la Federazione Italiana Medici Pediatri, che sottolinea come il rapporto Gimbe non sia aggiornato sulla carenza dei pediatri. Stiamo per chiudere, sottolinea il presidente della Federazione dei Medici, a brevissimo l'accordo collettivo nazionale di categoria, che ridurrà in maniera consistente la mancanza di pediatri in tutta Italia.